Buonasera, ben ritrovati a Cuccioli e Campioni. Li avete visti? Loro sono veramente dei cuccioli, perché sono i piccoli amici 2011 della Pescara Calcio, dei ragazzi quindi che stanno per compiere 8 anni, ma in realtà ne hanno tutti 7, da quello che mi dicevano prima. Benvenuti ragazzi, voi sapete che siete qui con un ruolo importante, perché questa trasmissione la animerete voi facendo le domande all'ospite che avremo del Pescara. Siete pronti? Beh, tu ce l'hai già, ma tutti avete le domande pronte, sì? Va bene, ci penserete durante la trasmissione. Allora salutiamo Bruno Nobili, ciao. Buonasera, Bruno. Mina. Bruno, questa sera sarà faticoso, perché quando i bambini sono piccoli ci fanno divertire tanto, però insomma non è facile tenerli a bada, ma ci proveremo. No, ho visto adesso, almeno all'inizio sono abbastanza tranquilli. Poi dopo vedremo. Allora salutiamo Venceslao Lotorio, che è un allenatore esperto anche delle juniores, ha allenato in squadre nelle Marche, anche a Francavilla. Buonasera. Vuoi raccontarci brevemente la tua esperienza? Io sono stato in giro un po' tra Marche, Umbria e Abruzzo come calciatore. Poi mi sono fermato nelle Marche e lì ho iniziato a fare l'allenatore nel settore giovanile di una squadra lì delle Marche. Quindi stasera ci darai un po' il tuo contributo su come si lavora con i giovani, con i ragazzi. E salutiamo Andrea Cicconi, che ci porta notizie dal Pescara Calcio Femminile, presidente Buonasera. Del Pescara Calcio Femminile. Buonasera a tutti. Allora, venite da un bel 3-0 a Cosenza, quindi umore alle stelle. Beh, sì, umore alle stelle per quanto riguarda l'ultima giornata, però molto molto concentrati e con i piedi per terra, perché abbiamo il derby domenica fra 2 giorni con il Chieti e quindi, come puoi immaginare, il derby da solo è sufficiente ad avere stimoli e concentrazione per una stagione intera. Bene. E salutiamo Alessandro Febo, che è il coordinatore responsabile del polo di Ravasco della scuola calcio del Pescara. Questo polo quali particolarità? Allora, intanto buonasera e grazie per l'invito. La caratteristica di questo polo è che raccoglie il target di età più piccolo nella fascia delle scuole calcio, quindi parliamo proprio di primi calci e piccoli amici, ragazzi che vanno dai 5-7 anni. Quindi un compito particolare, non posso dire difficile, ma particolare. Sì, delicato sicuramente. Sentiamo uno dei dirigenti accompagnatori, Vittorio Di Paolo. Che cosa fa esattamente in questa squadra? Il mio compito... Da anni sono entrato come magazziniere e adesso sì, diciamo un magazzino che non c'ho niente dal magazzino, collaboro con gli allenatori e più che mai sto con i bambini che tutti i giorni, sì, da bambino piccolo che sono faccio anche il nonno. Bella, bella questa figura così rassicurante, che appunto si occupa dei bambini. Allora sentiamo anche mister Di Battista, mister Stefano Di Battista, che si occupa appunto di questa squadra insieme al super mister. Sì, allora questo è un gruppo 2011, di bambini nati nel 2011, con me stanno già da circa 3 anni e quindi li conosco abbastanza bene. È un gruppo sono tutti quanti abbastanza vivaci, però insomma ci divertiamo, io e l'altro mister ci divertiamo molto in campo. E loro ovviamente stanno iniziando adesso ad apprendere le basi calcistiche, quindi molto molto gioco, molto divertimento e speriamo, insomma, cerchiamo di farli crescere al meglio facendoli divertire soprattutto. Sentiamo anche l'altro mister, Marco Di Giosaffatto, passiamo il microfono. Dicevamo è un'età delicata questa, come viene affrontato il calcio? Oddio, sicuramente l'aspetto che ci interessa di più a quest'età, come diceva Stefano, è sicuramente l'aspetto ludico e la possibilità comunque di farli divertire e farli venire a campo volentieri, anche perché
siano, questa è praticamente la generazione degli iPhone e degli iPad, quindi cercare insomma quell'oretta, quelle due volte a settimana per un'ora, un'ora e mezza, di comunque staccarli da quelli che poi sono questi diversivi che forse una volta non c'erano. Quindi la fatica principale è sicuramente quella di riportare, quella che poi era la strada per la nostra generazione, insomma. Bene, adesso andiamo a vedere, ragazzi, come si comporta il vostro mister, che appunto è detto Super Mister, e vediamo perché sul campo. L'abbiamo intervistato insieme a Max Mucciante. Ragazzi che ovviamente sono della categoria Piccoli Amici, nati nel 2011, malgrado la tenera età, sono già, alcuni di loro hanno già uno storico, diciamo così, a livello calcistico, perché sono con noi da più di 3 anni o comunque vengono da altre società e già hanno fatto attività da qualche anno a questa parte. E oggettivamente tra chi mette piede in campo per la prima volta, chi ha già vissuto delle esperienze calcistiche in un sistema organizzato, un po' di differenza si vede, ma non è quello l'obiettivo nostro, diversificare il valore del ragazzo, modificare l'entusiasmo per cui vengono qui in mezzo al campo. Giustamente loro vengono, che è l'unica cosa che hanno scelto da perlomeno adesso in questa età, perché siamo costretti ad andare a scuola, qualcuno inizierà poi il catechismo, i ritmi degli adulti loro li devono subire, una cosa che possono scegliere è soltanto l'attività sportiva che vogliono fare. Questa voglia di fare è un entusiasmo che qualche volta va su di generis, come si dice in gergo, e noi dobbiamo essere bravi a non soffocarli ma farli rientrare dentro certi canoni, affinché insomma tutto rimanga in un contesto sempre felice, sì, ma fatta di un obiettivo che è quello di divertirsi nei giusti modi. Oggi vi volevo ricordare un po' di regole, anche perché c'è qualche bambino che è arrivato da poco. Mi raccomando, rispetto fra di voi, assolutamente, nessuno deve alzare le mani con gli altri, non dovete litigare, non dovete discutere. Rispetto per i mister, per me e per il mister Marco, ok? E soprattutto rispetto per il materiale che usiamo, i palloni, i cinesini, i conetti, perché sono tante cose che servono a voi, non servono né a me né al mister, servono per fare i giochi e ci devono bastare fino alla fine dell'anno. Se voi iniziate a buttare palloni, a rompere i cinesini, a tirare i calci ai conetti, poi non ci abbiamo più niente per giocare. Sì, sì, ormai ho questa etichetta e la racconto spesso, questa situazione di Super Mister, perché appunto l'anno scorso è di un ragazzo che adesso non è in questo gruppo, quando mi vide per la prima volta, lui piccolino, io così grande, guardò la mamma, guardò a me e disse sì, gli altri sono i mister, solo lui mi sembra il Super Mister, insomma mancava soltanto il mantello, diciamo così. Questa cosa è accaduta insieme a dei testimoni e da allora insomma mi prendono in giro, sia i piccoli che i grandi, quando arrivo il Super Mister. Allora ragazzi, com'è il vostro Super Mister? È bravo? Sì. È severo? Sì. No. Ma voi lo chiamate anche, come lo chiami tu? Supereroe Mister. Supereroe Mister, perché? Un eroe? No? Per prenderlo in giro? E perché lo chiami Supereroe Mister? Perché c'ha il violino. Perché? Però è bella, è simpatica questa... Sì, sicuramente ti fa piacere. Sono quelle cose che ti rimangono proprio attaccate nella pelle e te la porti anche nel tempo, insomma, quindi... Uh-huh. È carino questo tipo di atteggiamento che si viene a proporre. Allora Bruno, il calcio a 7 anni, ne abbiamo già parlato, però c'è sempre qualcosa di nuovo da dire. Questa età sono i primi approcci con una scuola calcio, per cui loro si devono solamente divertire e venire al campo con la voglia di fare e di distaccarsi dalla vita quotidiana, no? In cui chiaramente non possono giocare al calcio. Vengono, si divertono e
prendono ancora, è difficile dirlo, però almeno l'ABC del calcio cominciano a farla. E Venceslao, che cosa riesce a vedere un tecnico in ragazzi, bambini di 7-8 anni che si allenano sul campo? No, niente, a questa età si devono divertire, devono andare a scuola, devono andare bene a scuola, devono, come diceva il mister Nobili, devono imparare i primi approcci con la palla, quindi non si vede assolutamente nulla. Si devono divertire e, visto che stiamo in quest'epoca particolare di iPhone, di telefonini e compagnia bella, sarebbe utile insegnare, come ho sentito che stanno facendo, insegnare un po' più di disciplina a livello a livello educativo, che non sia il cellulare, internet, queste cose qua, ma il campo è il divertimento, e quindi deve essere più bello, questo è in realtà. Naturalmente cellulari, se li hanno già, PlayStation, sono vietati rigorosamente durante l'allenamento, mister? Assolutamente. Anche per i mister, quindi non è solo per i ragazzi, perché tante volte diciamo a loro, però ci lasciamo trascinare un po' anche noi dalla tecnologia, quindi le regole è un'età in cui non le devono subire, ma le devono capire, per fare in modo che tu venga rispettato, prima di tutto li devi rispettare, e questo avviene soltanto se riesci a creare un ambiente sano e appunto fatto di regole. Quindi l'obiettivo, secondo me, e lo scopo del genitore che porta un ragazzo a fare attività è proprio quello, non per sapere se un giorno potrebbe essere, ma il primo obiettivo è quello di farlo divertire, facendogli non passare la voglia di venire al campo. Quindi poi con testi calcisti e tutto il resto ci sono step diversi e situazioni diverse. Andrea Cicconi, vogliamo ricordare che dietro la realtà Pescara Calcio Femminile c'è una scuola calcio femminile in crescita. Sì, con tante giocatrici, con tante ragazzine, oltre 50, quindi questo deve essere assolutamente un serbatoio per noi, per la prima squadra del Pescara, un serbatoio importantissimo, anche perché come prima squadra ci siamo affacciati quest'anno, no? Come sapete, in città è una squadra, insomma, personale del Pescara, per cui partire già da un settore giovanile che invece c'è da un po' più di tempo, sicuramente aspetterò con ansia che crescano assolutamente. Salutiamo anche Clara Brunozzi, che è la responsabile della scuola calcio femminile. E quanto è stato difficile creare una realtà di calcio che partecipa al campionato di Serie C? Molto, soprattutto perché chiaramente il numero di giocatrici è assolutamente inferiore in una maniera esagerata ai giocatori che compongono le categorie maschili, no? Quindi da questo poter già costruire una squadra, arrivare ad un numero sufficiente per allenamenti e quant'altro è un passo importante. Figuriamoci per la competitività stessa. Quindi noi abbiamo rilevato il titolo sportivo di una società esistente, l'Acque Sapone, la saponeria, dello scorso anno, e quindi abbiamo, diciamo, potuto usufruire chiaramente di uno zoccolo duro, o meglio di una parte di giocatrici, altrimenti sarebbe stato veramente quasi impossibile avere. Adesso ne abbiamo 25, però insomma ad agosto ne avevamo 12 o 13, per cui è stato fatto già un ottimo lavoro. Ripeto, è la soddisfazione più grande, però, che si sta lavorando tanto e stanno crescendo, stanno migliorando. A parte quelle più brave, perché poi è un mix fra giocatrici esperte, cioè abbiamo anche chi ha giocato in Serie A, ma anche chi invece non aveva quasi mai giocato, e devo dire che insomma stiamo raccogliendo dei frutti, siamo soddisfatti proprio di questo inizio di percorso. Bruno, che vive quotidianamente la realtà del Pescara, come vede questa nuova realtà femminile? Ma è una cosa che è stata fatta da un paio d'anni, se non sbaglio,
questa di cercare di incrementare il calcio femminile, e lo vedo come senz'altro una buona cosa. Prima non si pensava nemmeno che le donne potessero fare calcio, invece da un paio d'anni a questa parte ci sono dei campionati interessanti, importanti, squadre di Serie A con giocatrici veramente a ottimi livelli, per cui penso senz'altro che col passare degli anni la cosa migliorerà in tutti i settori. Qualche minuto di pausa per la pubblicità e poi andremo sul campo di Ravasco a vedere come si muovono, come si comportano questi bravi ragazzi dei Piccoli Amici 2011. A tra poco. Siamo qui con i Piccoli Amici 2011, tra poco li vedremo all'opera sul campo. Prima vorrei sapere da voi come sono i vostri mister. Severi ma anche simpatici. Ma anche simpatici. Qual è la volta che si è dimostrato più severo in assoluto il tuo mister? Che cosa ha fatto? O con te o con tutti? Te lo ricordi? Una punizione che vi ha dato? Beh, la maggior parte delle volte con tutti. Con tutti. E come si esprime questa severità? Come è severo il vostro mister? Non sa cosa dire, quindi vuol dire che è buono il mister, tutto sommato. C'è un altro intervento dietro, vediamo. Sono simpatici e ci fanno giocare. Vi fanno giocare? Mi fanno giocare a calcio, vi fanno fare anche altri giochi, cosa fate? Sì. Ci fanno... Avvicina il microfono. Ci fanno fare dei belli esercizi. E anche una bella partita. Anche una bella partita. Come sono le vostre partite? Contro chi giocate? Giochiamo fra di noi. Ah, fra di voi? Giochiamo fra di noi. Mm-hmm. E se per esempio in campo qualcuno commette una scorrettezza nei confronti di un compagno, di un avversario, che cosa fa il mister? Alcune volte non lascia continuare, alcune volte sì. Alcune volte lascia continuare, quindi insomma siete abbastanza tolleranti. C'è un altro intervento? Ah, ce ne sono parecchi. Vai. Ci fanno fare dei percorsi, sono bellissimi, e le partite, qualche volta tutto campo e qualche volta metà. È molto bello. Qual è la cosa più bella che fate con i vostri mister? È la partita. La partita. Passa il microfono. Sotto. Tu hai già parlato, no? Allora vai, passa a lui il microfono. Sono i bravi mister perché ci fanno fare le partite e i dribbling. E i dribbling pure. Ah, sentiamo cos'altro vi fanno fare che vi piace. Vai, passa il microfono davanti, prima fila. Vai. Sono gentili e generosi. Generosi pure, gentili e generosi. Perché sono generosi? Che cosa vi... Perché ci fanno fare slalom... Avvicina il microfono. Ci fanno fare slalom, le partite. Sono generosi, va bene. Poi? I mister sono simpatici e buoni. E buoni. Chi vuole dire? Vai, passiamo il microfono ai due ragazzi in prima fila. Come mister sono carini. Carini. Con noi, sono pure bravi. Giochiamo, scherziamo, però ogni volta ci rimproverano. Perché vi rimproverano? Perché alcuni bambini, da tutti. Avvicina il microfono. Tutti, ogni volta ci facciamo degli stupidi. Ah, ecco perché ci rimproverano. Ma in che senso fate gli stupidi? È che scherziamo, non ascoltiamo il mister e tutte queste cose qua. Ho capito. Vuoi aggiungere? Che sono affettuosi e come ha detto lui, certe volte noi facciamo arrabbiare loro, però noi non ascoltiamo gli esercizi e interrompiamo sempre qualche volta. Noi ci mettiamo dietro il mister e quindi non ascoltiamo gli esercizi. Non ascoltate quando spiega gli esercizi? Ah, e perché non ascoltate? Perché chiacchierate? No, perché andiamo dietro il mister e non ascoltiamo. Ah, io ascolto sempre, dice qualcuno. Alcune volte sono bravi, alcune volte sono
Sono un po' severi. Sono un po' severi, un po' troppo per te? Perché cosa perché, fanno? Tipo se ci comportiamo male non ci convocano alle partite. Non ci fanno venire non ci fanno andare agli allenamenti. Una volta facciamo tanta commedia nello spogliatoio. E una volta stavamo facendo la commedia nello spogliatoio. Super Mister è arrivato e l'ha detto al mister e non ci ha convocati. Non vi ha convocato. Secondo te aveva ragione quando sì. Aveva ragione, quindi vi siete pentiti di quello che avete fatto. Lasciamo il microfono a mister Giosaffatto. Parliamo anche di queste punizioni esemplari che date. No, vabbè, a livello di punizioni cerchiamo comunque di fargli capire. Con eventualmente non convocarli, però stiamo parlando veramente di qualcosa che non avviene mai, perché lo spirito è quello che dicevamo prima, è comunque di farli divertire. È normale che questo comunque, vista anche l'età e vista la generazione, io metto un po' sotto io questa cosa, è la fase un po' più difficile che un istruttore deve comunque saper gestire, il fatto comunque dell'attenzione, che comunque l'associo anche al fatto che vengono dopo una giornata di scuola, la maggior parte di loro comunque fanno tempo pieno, quindi vengono comunque dopo tante ore e mi rendo conto che il livello poi di attenzione il pomeriggio comunque va un po' a calare. Però punizioni, cerchiamo comunque di dare una linea guida su quelle che poi sono le regole, quell'educazione calcistica che poi equivale all'educazione di vita che dobbiamo cercare di trasmettere, insomma. Però punizioni non le mettiamo, dai. Ragazzi, facciamo un applauso ai vostri mister, se lo meritano. E adesso vediamo come si divertono sul campo i nostri cuccioli. Torniamo a Ravasco insieme a Max Mucciante. Ho scelto io di fare l'attaccante perché ho capito che in attacco gioco meglio di tutti i ruoli. Ho visto per la prima volta il calcio in televisione e mi sono contenta. Da grande voglio giocare in attacco nel pescare nella Juve. Ho preparato le finte, i tiri, poi gli attacchi, ho imparato a parare. Ho imparato a tirare un po' più forte e basta. Ho scelto io il ruolo di centrocampo perché mi sento tanto forte. Ma come siete carini e simpatici, iperattivi sul campo, hanno sempre voglia di allenarsi, non c'è mai qualcuno che si fa scoraggiare dal freddo. Mister, sentiamo anche mister Di Battista, in questi giorni così freddi, no, loro hanno sempre voglia. Allora sì, in questo periodo qualche assenza, c'è magari qualche bambino con la febbre, però noi cerchiamo sempre comunque di coinvolgerli anche in queste giornate un po' più fredde, perché i bambini anche con il freddo possono giocare tranquillamente, ovviamente coperti in maniera adeguata, però mi rivolgo ai genitori, portateli in campo, perché comunque è importante anche per loro giocare con temperature un po' più rigide, perché comunque forgia anche il loro fisico e il loro carattere. Bene, passiamo il microfono al primo bambino che dovrà presentarsi. Bruno, sei d'accordo che in pantaloncini, anche sì. Perché li vediamo sui campi in pantaloncini anche con temperature rigide. Tanto quando inizi l'allenamento sono i primi 5-10 minuti, dopo il ragazzo si scalda, si diverte, non pensa certo al freddo. Vai ragazzi, andate ragazzi, cominciamo a presentarvi, a conoscervi.
Allora, io sono Daniele Rizzofate, ho 8 anni e da grande vorrei giocare alla Juventus e al Pescara. Da quanto tempo giochi nel Pescara? Da 5 anni. Da 5 anni già? In fasce. Allora, io sono Diego Ortega e ho 8 anni e da grande vorrei giocare al Milan. Da quanto tempo giochi nel Pescara? Non me lo ricordo, però sono affezionato a giocare a calcio. Sei affezionato. Io mi chiamo Tommaso, il mio cognome è Ferrante, ho 7 anni e da grande vorrei giocare a calcio insieme al Milan. Insieme al Milan. Io mi chiamo Alessio, cognome Forgione, io ho 7 anni, da grande voglio fare il calciatore di Pescara. Nel Pescara proprio. Vai avanti. Io mi chiamo Edoardo, cognome siciliano, ho 7 anni e da grande vorrei giocare nel Milan. Bene, andiamo avanti. Io mi chiamo Luca, di cognome Canavera, ho 7 anni e vorrei giocare alla Juve. Ho fatto 3 anni di calcio. Mi chiamo Davide Franci e ho 7 anni e a calcio gioco da 2 anni e da grande voglio fare l'allenatore della Juventus. Ah, l'allenatore della Juventus. Neanche il calciatore, non vuoi fare il calciatore? No. Bene. Andiamo avanti. Mi chiamo Edoardo, il cognome è Di Lallo. Da grande vorrei fare l'avvocato. Oh. Ah, tu non vuoi fare il calciatore? No, l'avvocato. Perché? Sì, pure il calciatore mi piace. Anche il calciatore. È da quest'anno che sto qui nella Pescara Calcio. Ti trovi bene? Mi chiamo Simone Barsini. E da grande vorrei fare il calciatore della Juventus. Mi chiamo Simone Sileno e da grande vorrei giocare con il Pescara e faccio calcio da 2 anni. Da 2 anni? Ciao, mi chiamo Angel, il mio cognome Delgado e voglio giocare nel Milan. Nel Milan. E tu? Ciao, io mi chiamo Francesco Piglio. E da grande voglio fare il calciatore del Napoli. Del Napoli. Ciao, io mi chiamo Filippo, torno in casa e da grande voglio giocare nel Pescara. Nel Pescara, bene. Sono Luca Soriano, 7 anni, da grande vorrei fare il calciatore e vorrei giocare nell'Inter. Ah, nell'Inter. E nel Pescara no? E anche nel Pescara. Anche nel Pescara. Pescara. Ho iniziato a giocare quest'anno. Mm-hmm. Bene. Ciao, mi chiamo Francesco Galante, ho 8 anni, è il quarto anno che gioco al Pescara e da grande vorrei giocare nel Milan. Mm-hmm. Hai iniziato prestissimo, 4 anno già che giochi. Bravo. Mi chiamo Elvio, il mio cognome è Del Torio, ho 7 anni e da grande vorrei giocare nel Pescara. Bene, andiamo avanti. Sono Simone Marchionno, ho 8 anni e mezzo, da grande vorrei fare come prima squadra, mi va bene a Roma e poi voglio giocare con la Juve. Quindi prima la Roma e poi la Juve. E il Pescara così tra una e l'altra? No, prima no. Prima e poi Roma Juve. Beh, alle idee chiare il ragazzo. Poi andiamo avanti. Mi chiamo Simone Marotta, ho 7 anni e da grande voglio giocare col Pescara. Ho iniziato da 5 anni. Da 5 anni, quindi da tanto. Io mi chiamo Tommaso Andreoni, ho 7 anni e da grande voglio fare il calciatore e giocare nel Pescara. Ed è il terzo anno che gioco a calcio. Bene. Mi chiamo Emanuele Pucci, ho 7 anni e da grande vorrei giocare nell'Inter.
Mi chiamo Riccardo Rossi, ho 7 anni, da grande vorrei giocare alla Juve, al Milan e al Pescara. Al Pescara dopo o prima? Juve, Milan e Pescara, questo è l'ordine proprio con cui si giocare. Chiude la carriera a Pescara, ha già deciso tutto. Tu? Mi chiamo Luca Iannacci, gioco al Pescara da 3 anni. Uh-huh. Vorrei giocare nella Juve, nel Pescara e nella Juve. Mi chiamo Andrea Silvestri e da grande vorrei fare l'allenatore del Pescara. Davide, secondo te quali caratteristiche deve avere un bravo allenatore? Deve essere buono, gentile, deve sapere tutto. Tutto? Gli devono fare tanti giochi divertenti e la partita. E la partita, giustamente. Insomma, ha un bel concetto l'allenatore, Bruno. Gentile, buono, quindi proprio un pacioccone. E sa che non esiste. Non esiste. Venceslao, quale percezione si ha del calcio a questa età? Ma è puro divertimento, no? Loro si divertono, qualsiasi cosa per loro è un gioco, quindi si distraggono. E la cosa più bella, che l'inizio del calcio è questo, quest'età, 7-8 anni, si divertono e questo è importante. Allora ragazzi, hanno delle domande per voi. La prima domanda per Venceslao Lotorio. Sei bravo a giocare a calcio? Sì, ero bravo ai miei tempi, adesso all'età vostra io già facevo, prima non c'erano le attrezzature, le squadre calcio, quindi mi arrangiavo da solo e mi divertivo con il pallone, il muro, i palleggi, mi divertivo, quello che vi fa fare a voi gli allenatori adesso, io lo facevo da solo. E poi quando ho iniziato a giocare ho fatto una carriera in Serie C, in Serie D per parecchi anni, e quindi mi dicevano che ero valido. Tra l'altro sei stato un giocatore di Bruno Nobili, vero? Abbiamo giocato insieme a Francavilla. A Francavilla. Ah, con Bruno, non di Bruno. Sì, io ero a fine carriera, lui era chiaramente agli inizi. Altra domanda per Andrea Cicconi. Per Andrea Cicconi sul calcio femminile. Le tue ragazze a calcio sono brave? Sì, sono brave. Stanno cercando anche di diventare ancora più brave, ma soprattutto sono brave come comportamento, come voglia di migliorarsi, come voglia di fare uno spirito di squadra. Sono molto unite, anche quando facciamo le trasferte, che andiamo lontano, come domenica scorsa, che abbiamo fatto praticamente 2 giorni di pullman, cantano, scherzano, ridono, sono insomma un bel gruppo, sta nascendo veramente un bel gruppo. Poi a calcio, insomma, adesso per ora stanno dimostrando di essere anche brave a calcio. Vogliamo ricordare la vostra posizione di classifica? Sì, siamo al 5° posto, perché con una partita da recuperare. Se sarebbe il caso di dire però che siamo dietro a un quartetto irraggiungibile, sì, come sia sotto l'aspetto tecnico, a parte di classifica, perché insomma Napoli, Lecce, Palermo e Roma si giocano la promozione e sono delle squadre organizzate e attrezzate da anni, a differenza nostra, quindi sono già quasi professioniste. E abbiamo visto le immagini girate da Alceo Tonto Donati di alcune partite del Pescara Calcio femminile di Mister Di Persio, il vostro allenatore. Una domanda per Bruno Nobili. Ma anche tu sei un super mister. Non so se sono stato super, però l'ho fatto anch'io l'allenatore, l'ho fatto per diversi anni. Super non me l'ha mai detto nessuno, però. Quindi sono rimasto solo un mister. Grazie. Per me lo sai, che bella cosa che hai detto, per me lo sai. Forse non si è sentito per
perché non ha il microfono. Da piccolo a quale squadra hai giocato? Io? Io ho iniziato col settore giovanile della Roma e ho fatto 7-8 anni fino a giocare in prima squadra. Bene. Con la Roma, poi ho iniziato a girare fino ad arrivare a Pescara. Ragazzi, dobbiamo fermarci perché abbiamo una scaletta da rispettare. Andremo a vedere tra poco il servizio sul calciatore della primavera che vi proponiamo ogni settimana. Questa sera è Federico D'Angelo, difensore della primavera, intervistato da Max Mucciante. Subito dopo andremo in pubblicità e io intanto ne approfitto per ringraziare il nostro service audio Alex di Musicomania. A tra poco. Sono 10 anni che sono qui a Pescara, questi 10 anni ho conosciuto moltissime persone che mi hanno aiutato a crescere sotto l'aspetto calcistico ma anche sotto l'aspetto umano, e essere qui da 10 anni per me è una grande emozione e un motivo di orgoglio stare qui, perché è il sogno di ogni bambino poter giocare per la squadra della propria città. Molto bene qui a Pescara, e dove sono nato, e spero di poter rimanere il più possibile a lungo qui, dove c'è anche la mia famiglia, e mi trovo molto bene. Beh, quest'anno la stagione sta andando molto bene, anche al di sopra delle nostre aspettative, e siamo un gruppo molto unito, e questo è anche uno dei nostri maggiori punti di forza. L'obiettivo mio personale è quello di migliorare giorno per giorno e cercare di dare sempre il massimo per ad ogni allenamento e ad ogni partita. E torniamo in studio per annunciare l'ospite biancazzurro. Sapete, ragazzi, che tocca a voi dire il nome e il cognome del difensore che è qui con noi questa sera. Matteo Ciofani! E accogliamo con un applauso Matteo Ciofani! Ciao Matteo, ciao, grazie per buonasera. Essere Cuccioli buonasera e Campioni. La prima domanda, ricordi tu cosa facevi alla loro età, in senso calcistico? Sì, i primi calci li ho dati a parte dentro casa, dove abbiamo rotto di tutto, però nella scuola calcio che si era formata nel mio paese a Cerchio. C'è la storia di quella famosa porta che ti ha regalato, vi ha regalato tuo padre, a te e tuo fratello. Sì, è ancora lì. Ah, è ancora sì, lì. Sì, è ancora lì, è un reperto storico e penso resterà lì. E poi come vi siete divisi i ruoli di difensore e di attaccante? Beh, lui, diciamo che la vera passione per il calcio proprio innata è quella di mio fratello, con le videocassette di Van Basten, del grande Milan, e io per forza mi dovevo adattare a lui, e quindi io facevo i cross e lui voleva sempre solo fare gol, e quindi diciamo che i ruoli si sono delineati lì. Bruno, su Ciofani, un giocatore di esperienza, che è uno, insomma, una delle punte di diamante del Pescara. Ma è ovvio, lui ha alle spalle diversi campionati, quindi un'esperienza abbastanza lunga, per cui non potrà che essere utile a questo Pescara. Andrea, su Matteo Ciofani. Beh, io aspetto di vedere adesso praticamente le sue qualità e che ci dia un ulteriore aiuto, che insomma ci faccia fare un ulteriore saltino e consolidarci dove vorremmo essere. Sicuramente ne ha le potenzialità, un'esperienza notevole, quindi non potrà che fare bene. Lui ha lasciato Frosinone, Super Mister, proprio per tornare a Pescara, una città a cui era già legato, dove aveva già giocato.
Quindi sì, un attaccamento alla maglia biancazzurra. Assolutamente sì, però io apro una parentesi perché tolto il giocatore, dove tutti quanti conosciamo il suo valore, devo dire che ho avuto la possibilità di condividere con Ciofani un'esperienza al di fuori dell'ambito calcistico, all'interno degli istituti scolastici, e devo dire che è una persona che ha sposato subito la causa, è stato diciamo complice in quelle che sono iniziative che la Pescara Calcio col suo settore giovanile fa anche al di fuori del campo. Quindi ho scoperto un ragazzo uomo veramente di alto valore e di grande spessore. Quindi calcisticamente poi ognuno ha le sue visioni, però devo dire che è proprio un ragazzo a acquestapone, come si quindi dice. Quindi instaurare un bel feeling con i ragazzi. Esatto, veramente, veramente riesce subito a chiudere la distanza tra il giocatore e il bambino come un fratello maggiore. E sarà così allora anche questa sera con i nostri cuccioli che hanno le domande pronte per Ciofani, però prima vediamo questa scheda realizzata da Massimo Profeta. Matteo Ciofani, difensore duttile, terzino centrale, 31 primavere, il prossimo 26 febbraio, marsicano di Cerchio, cresciuto nel vivaio biancazzurro, dove approda bambino, appena 13 anni, a 20 comincia a girare, dopo aver esordito però in prima squadra, collezionando 4 presenze in B nella stagione 2006-2007 ed una in C nel campionato successivo con Lerda in panchina. A gennaio 2008 l'esperienza in D nel B Tonto. Poi per il difensore marsicano il ritorno in Abruzzo, sempre in D ma nella Renato Curi angolana, e la definitiva consacrazione in B con le maglie di Ascoli, allenato da Pillon, Ternana, soprattutto Frosinone. 5 anni in Ciociaria impreziositi da 3 promozioni, una in B, 2 nella massima serie. Gioie condivise col fratello Daniel, cui è legatissimo. A 30 anni il ritorno a Pescara. Ecco la prima intervista ufficiale. Eccolo qui Matteo Ciofani, uno dei volti nuovi della Pescara 2018-2019. Intanto ti chiedo che effetto fa, è un cerchio, se vogliamo, che si chiude, no? A distanza di 11 anni, ritorno in Abruzzo, segnatamente a Pescara, dove sei cresciuto calcisticamente. Sì, questo è stato il mio primo pensiero, ho pensato la stessa cosa, un cerchio che si chiude. E sono contento, anche perché questa è la città che mi ha visto crescere, sono stato qui dai 13 ai 20 anni, poi ho girato un po' per l'Italia e adesso sono tornato, che sono un uomo e un giocatore maturo. Giocatore maturo, un giocatore che sa anche spingere ma soprattutto difendere, un po' quello che serviva ai biancazzurri, soprattutto nelle ultime stagioni. Sì, sì, sono un giocatore un po' più difensivo rispetto a Zampano in questo caso, però nell'ultima stagione ho giocato anche da quinto e da quinto di centrocampo, quindi mi sono anche specializzato un po' più ad attaccare, quindi penso di poter fare tutte e due le cose. Ritrovi uno dei tuoi mentori, Antonio Di Battista. Sì, sì, l'altra sera siamo stati almeno un'ora e mezza a parlare dei vecchi ricordi, è sempre un piacere, lui è rimasto così nel tempo, è come se il tempo si fosse fermato, quindi è un grande piacere. Come è nata questa trattativa, perché non se ne parlava, obiettivamente? È nata che comunque a Frosinone c'era aria di cambiamento e quindi ero stato avvisato che potevo non rientrare nei piani e quindi sono cominciato a guardare intorno e quando è arrivata questa opportunità ho detto subito sì al mio procuratore perché volevo tornare qui. Tante soddisfazioni soprattutto a Frosinone, 5 anni caratterizzati da 2 promozioni in Serie A. Sì, sono stati 5 anni di fantastici, di vittorie, è stata un'esperienza importante, bella, però tutte le cose belle prima o poi finiscono, adesso si riparte e Pescara per me è la soluzione ideale. Tra l'altro adesso si comincia con la Cremonese, che è una squadra che si è attrezzata tantissimo, crediamo, cioè presumiamo per il salto di categoria, tanti volti nuovi e ritroverai, anche se insomma fate tutti e due difensori, Terranova. Ci sarà questo incrocio. Sì, ci sarà questo incrocio con Terranova, che è stato un grande compagno di squadra, abbiamo condiviso l'ultima annata speciale, quindi è un piacere rincontrarlo. Grazie Matteo, in bocca al lupo. Crepi. Lo score di Matteo Ciofani, finora 13 presenze di cui 8 da titolare, forse la migliore prestazione a Salerno, guarda caso nell'ultima vittoria. E che vittoria del Pescara! Ripercorrendo la tua carriera, quali sono i momenti più belli che vivi?
Beh, sicuramente le stagioni a Frosinone sono quelle dove ho raggiunto l'apice della mia carriera. Sono riuscito a tre promozioni, sono riuscito a giocare in Serie A, che per un ragazzo, un giocatore normale come me, era un sogno. E sinceramente non avrei mai pensato di poterci arrivare, però ci sono riuscito, ci ho giocato insieme a mio fratello, che è la cosa più bella. E tu sei anche cittadino onorario di Frosinone? Sì, in virtù delle promozioni siamo diventati cittadini onorari. Vorresti adesso la cittadinanza onoraria di Pescara? vediamo se riusciamo quest'anno a fare quest'altro piccolo miracolo, ecco. Il Pescara si era avvicinato durante il mercato invernale a tuo fratello, ti è dispiaciuto che poi non si sia concretizzata la trattativa? Sinceramente un po' ci ho sperato, sapevo che era una trattativa difficile, però a un certo punto era anche abbastanza concreta, poi essendo gli ultimi giorni di mercato non si è concretizzata e quindi niente. Venceslao, un peccato che non si è potuto avere questa ulteriore pedina per il Pescara, sarebbe stato un rinforzo giusto. Esatto, sì. Esatto, perché Ciofani è un grande attaccante, risolutore, il fratello, lui, quindi l'ho visto che riesce a divincolarsi, veloce, rapido, scaltro. Uh-huh. Molto probabilmente ci avrebbe fatto molto comodo al Pescara Calcio. Era una pedina importante che poteva dare quel qualcosa in più alla squadra che a mio parere manca, anche se reputo il Pescara una bella squadra che può dare e dire la sua in questo campionato. Ragazzi, tocca a voi, prima domanda per Matteo Ciofani. Quando eri piccolo, qual era il tuo sogno? Il vostro sogno qual è? Quello di diventare giocatori, no? È lo stesso sogno era il mio. Sognavi una squadra in particolare? Sono tifoso del Milan, quindi il mio sogno era quello un giorno di indossare la maglia del Milan, però mi accontento di altro, dai. Vai. Quando eri piccolo giocavi a calcio? Sì, sempre. Insieme a mio fratello dentro casa, con qualsiasi cosa che rotolava, con le palle di spugna, con tutto. Quindi poi, dopo che ci ha regalato la porta da calcio nostro padre nel cortile. Ma tu litigavi con tuo fratello? È successo più di una volta, infatti ci ho rimesso anche un dente, che ancora mi deve pagare, quindi aspetto. Un pugno? No, stavamo giocando a una console che adesso non è la Play 4, era una cosa di altri tempi e avevo perso come sempre e niente, correndo per casa sono scivolato. Che consiglio hai per diventare un giocatore? Sicuramente devi amare quello che fai e lo devi fare con serietà, senza vedere tanti esempi sbagliati che ci sono in televisione, ma di prendere gli esempi giusti. Ricordi la tua prima partita da professionista? Sì, l'ho giocata proprio con la maglia del Pescara, ormai 12 anni fa, se non sbaglio. Sì, la ricordo, Pescara-Crotone all'Adriatico, perdemmo 3-2. Campionato 2006-2007. Andiamo avanti. Tra te e tuo fratello Dani, che gioca nel Frosinone, c'è mai stata rivalità? O vi siete sempre dati un consiglio e una mano? No, siamo legatissimi, mio fratello, e poi anche perché giocavamo con la stessa maglia, quindi io do consigli a lui tuttora e lui ne dà a me. Con quale ti piacerebbe scambiare la maglietta a fine partita? In Serie A? In Serie A con Cristiano Ronaldo, penso sia il top del calcio mondiale. Perché hai deciso di venire a giocare a Pescara? Perché
a Frosinone c'era aria di cambiamento e io ero uno di quelli che doveva andare via, e l'unica proposta seria che ho valutato sia per me che per la mia famiglia era Pescara. E che dieta fai? Tante patate, perché vengo da vicino a Avezzano, quindi cucino buone pure. Quindi le patate da Avezzano sono ottime. E poi niente, devo mangiare bene, perché se voglio stare in forma dobbiamo mangiare bene. Quindi consigli loro di mangiare le patate, fanno bene. Sì, sì, non fritte però, non le patatine fritte. Vai. Il nome del compagno di squadra in cui ti sei trovato meglio fuori campo? Qui a Pescara ho legato molto con Scognamiglio, con Crecco, con Monachello, dove ci vediamo anche fuori campo, però devo dire che sono un ragazzo che va d'accordo con tutti, quindi mi trovo molto bene qui. Il Pescara sta vivendo un brutto momento? Beh, brutto no, diciamo un momento difficile che vivono tutte le squadre, e quindi niente, c'è da solo da rimboccarsi le maniche, perché le cose cambiano in un attimo. Tante altre squadre hanno vissuto i nostri stessi momenti difficili, però si superano. Dopo di calciatore che farai? Non lo so, ancora non ci penso, anche se gli anni che mi restano non sono tantissimi, però veramente sono ancora indeciso. Di a quale mister pensi che hai imparato di più? Beh, sicuramente tutti gli allenatori mi hanno lasciato qualcosa. Sono particolarmente legato a Stellone, anche per i risultati raggiunti con il Frosinone. Però veramente tutti gli allenatori mi hanno lasciato qualcosa. Andiamo avanti. Quando eri piccolo, tua madre o tuo padre ti hanno detto che cosa dovevi fare in campo? Vabbè, mamma no, ovviamente. Papà sì, però tuttora, però lo riesco a gestire bene. Ecco, penso che i genitori non debbano intromettersi più di tanto nella... È critico tuo padre? Un pochino sì, però lo riesco a gestire, ecco. E qui c'è un'altra domanda: che cosa ti ha detto di fare? Chiede... Simone ha chiesto che cosa ti ha detto di fare. Vai, ripeti. Che cosa ti ha detto di fare? Tante cose. Sicuramente tante cose, però non ha sempre voluto che studiassi, che andassi bene a scuola, perché non tutti hanno questa fortuna di poter diventare giocatore, quindi devono studiare. Quando stavi al Frosinone, quale attaccante ti è stato più difficile marcare? Beh, l'attaccante più forte che ho incrociato a Frosinone è stato Higuain. Però il giocatore che ho fatto più fatica a marcare è stato Bonaventura. Cosa ti piace di più del mister Pillon? Beh, il mister io lo conosco da tanti anni, perché l'ho avuto nella mia prima esperienza ad Ascoli, quindi l'ho ritrovato uguale ad adesso. È una persona molto che ama quello che fa, una persona schietta e sincera. Chi è stato il calciatore che ha marcato più forte? Bonaventura, sempre lui. E qui invece nel Pescara? Cioè da difensore del Pescara? Da difensore del Pescara chi farei fatica? Marras è uno di quelli che prende sempre le botte in allenamento perché non lo tiene nessuno. Quando finiresti di giocare? Spero il più là possibile. Vediamo, fino a quando il fisico regge e la voglia c'è, continuerò. Se un giorno decidi di fare l'allenatore, lo vuoi fare con i ragazzi o con i grandi? Ma ultimamente pensavo proprio al mio futuro, e inizialmente io non voglio fare l'allenatore, perché
perché non mi piace, però ho visto che avendo una squadra di tanti giovani, la nostra, mi piacerebbe proprio insegnare calcio, quindi più con i ragazzi. Bruno, come vedresti Matteo Ciofani istruttore di una scuola calcio? Ma io credo che tutti quelli che hanno fatto il calciatore abbiano raccolto tanta esperienza da poter fare, insegnare soprattutto ai bambini per iniziare. Poi dopo è chiaro che strada facendo magari uno si accorge che ha anche doti per allenare persone più grandi. Ovviamente Mister Fevo glielo consiglia vivamente, perché dopo aver detto che ha questo feeling con i ragazzi, quindi... ma che scherzi, ma sì. Guarda, assolutamente io glielo auguro, perché è un'esperienza vissuta in prima persona che ti dà tanto ed è una visione diversa rispetto dal giocatore, ovviamente dall'altra parte della linea è più difficile gestire, ma è anche più bello, io direi. Allora Alessio, tocca a te. Avete fatto una scommessa tu e tuo fratello? Sì, volevo raccontare un aneddoto proprio riguardo questa domanda. Quando il primo anno che andammo a Frosinone, lui firmò prima di me, era luglio, e poco dopo, qualche giorno dopo, chiamarono anche me. Io ero lì, non volevo firmare all'inizio. Poi vedendo comunque c'era andato lui, che comunque era un attaccante di categoria, era in Serie C allora, e siccome stavamo giocando il torneo di calcetto e l'avevamo appena vinto, e ci guardavamo negli occhi e dicemmo: abbiamo vinto il torneo di calcetto, andiamo a vincere questo campionato a Frosinone. E poi ne abbiamo vinti tre. Quindi. Bello, bel ricordo. Andiamo avanti. Il Pescara quanto è forte? Il Pescara è una bella squadra, anche perché non siamo lì per caso. I punti che abbiamo sono tutti meritati. Siamo una bella squadra, non siamo la più forte ovviamente, però possiamo dire la nostra fino alla fine. Come si classificherà il Pescara al campionato? Che bella domanda, a saperlo. Niente, siamo lì, siamo in alto e faremo di tutto per arrivare nella migliore posizione possibile, che sia il primo, il secondo, anche il terzo. Se dobbiamo vincere un campionato dobbiamo arrivare tra i primi due, altrimenti dobbiamo classificarci in una posizione buona per affrontare i playoff con qualche vantaggio. Ti ricordi quando hai firmato il primatografo e in che squadra stavi? Sì, mi ricordo, se non sbaglio ero ad Ascoli, anche perché quella è stata la prima esperienza da seria, quindi me lo ricordo e mi ricordo anche che mi mise a ridere, perché era una cosa che mi faceva ridere, insomma. Ma da piccolo avevi fatto un autografo al tuo calciatore preferito? Se avevi ottenuto un autografo dal... Vabbè, io vivendo in un paese piccolino le possibilità non erano tante di poter incontrare un giocatore famoso, però siccome Domenico Morfeo è della zona. Una volta mi ricordo che venne alla festa del paese e chiesi l'autografo. Allora noi andiamo al TG Biancazzurro, c'è Luca Teseo che ci aspetta, poi torniamo in studio per i saluti finali. A te Luca. Eccoci qua. Ciao Mira, un saluto a tutti gli amici di Cuccioli e Campioni, benvenuti nel TG Biancazzurro di questa settimana. Come protagonista del Giovanile del Pescara conosceremo tra poco Cristian Afri, un 2001 della primavera. E poi, come sempre, highlights in musica, risultati e prossimo turno delle Giovanili del Pescara e naturalmente anche delle Delfine Biancazzurre. Benvenuti nel TG Biancazzurro di questa settimana. Il
I risultati del campionato primavera: Benevento Crotone 2-1, Cosenza Perugia 3-0, vittoria del Pescara a Lecce per 2-1, vittoria esterna del Foggia a Frosinone per 4-0, Ascoli Livorno rinviata. Andiamo a vedere la classifica. Lazio al primo posto con 29 punti, segue il Pescara insieme all'Ascoli a 25, Lecce 23, Livorno 20, Benevento 19, Frosinone 16, Crotone 12, Foggia 10, chiudono Cosenza e Perugia con 9 punti. Prossimo turno, Foggia Ascoli, Lazio Benevento, Pescara Cosenza, Perugia Frosinone, Livorno Lecce. Vittoria del Benevento a Palermo per 3-2, pareggio a reti inviolate 0-0 tra Perugia e Crotone, vittoria esterna del Frosinone a Cosenza, Pescara batte Foggia 3-1, Roma-Napoli 4-1, Ascoli-Salernitana 6-0. La classifica al comando, la Roma con 45 punti, Napoli 37, Benevento 26, Ascoli e Pescara 23, Frosinone e Palermo 21, 19 punti per il Perugia, Crotone 18, Cosenza 14, Salernitana 13 in compagnia del Lecce, chiude il Foggia con 11 punti. Il prossimo turno, Lecce-Ascoli, Foggia-Palermo, Benevento-Cosenza, Napoli-Pescara, Salernitana-Perugia, Crotone-Roma. Ed eccoci con il protagonista delle giovanili del Pescara di questa settimana in Cuccioli e Campioni all'interno del TG Biancazzurro, Cristian Afri. Ciao Cristian, come stai? Tutto bene. Tu sei un 2001, ma stai con la primavera. Sì, sto con la primavera. E con la primavera quest'anno è un'esperienza bellissima, ci stanno anche i miei compagni, quelli più grandi, perché quest'anno è la primavera, sono 2000-2001 e io faccio parte di loro e sono veramente contento di essere, di far parte quest'anno di questa roba. Io sono un esterno di attacco, però quest'anno sto facendo anche un po' il terzino. Siccome in squadra siamo un po' in tanti, il mister mi fa anche fare il terzino, però è un ruolo che mi piace. Io da quando sono piccolo ho sempre fatto l'esterno di attacco, che è un ruolo che amo tantissimo. Però adesso come adesso che sto facendo anche il terzino, vedo che mi aiuta molto, mi aiuta molto. La vita con i ragazzi qui dentro, diciamo, siamo come fratelli, insomma, ci aiutiamo tra di noi, impariamo a conoscerci un po' di più, perché alla fine viviamo più qua, vivo più qua con loro che con i miei genitori, quindi è bello essere con loro, insomma. Io giocavo con la Don Bosco di Perugia, una squadretta di Perugia, e da là sono venuto direttamente qua a Pescara grazie al direttore Di Battista e Ruffini. E ho iniziato qua dagli under 15 e ormai sono 4 anni che faccio parte di questa bellissima, cioè, del Pescara. Quindi possiamo dire che per il momento te la senti cucita addosso quella maglia? Eh sì. Se tu sai che Mr. Pillone è attento soprattutto alla primavera. Certo, certo. Penso a Scucimarra, penso a Palmucci. Sì. Questa cosa voi dall'interno, proprio della primavera del Pescara, come l'avete presa? L'abbiamo presa come una bella cosa, insomma, quindi vuol dire che insomma non siamo lasciati là così, che ci guardano, mettono occhio su di noi, poi si vede, qualche volta chiamano qualcuno magari per fare l'allenamento con loro, quindi ci dà anche una spinta per allenarci sempre meglio e per sperimentare questa cosa anche con quelli della prima squadra. A te è successo già di allenarti con la prima squadra? Sì, sì, qualche volta sì. Senti, prima di iniziare un allenamento del genere c'è sempre un po' di emozione, cioè cosa si prova? Io prima di iniziare l'allenamento ho sempre in testa di dare il massimo, di fare qualcosa in più di quello che ho fatto ieri, poi ho sempre l'aiuto del mister, dei compagni, quindi vado, diciamo, tranquillo. Si crea tra di voi una sana competizione, quindi? Beh, su questa cosa di, diciamo, nel calcio c'è sempre competizione, però può essere anche cattiva, in questo caso è sana. Però in questo caso sì, è sana. Quindi sapete di essere attenzionati sia da Mr. Pillon ma anche da Mr. Pesoli. Certo, sappiamo, certo.
les femmes, trop de principes, on reste modeste. Les GP ont cramé nos disques, les bitches ont capté nos vies. Parliamo invece di te personalmente. Tu sui social appari essere quello più scherzoso e divertente un po' di tutto il gruppo. Che persona sei? Io personalmente mi descrivo un charot. Un charot è una parola francese che in campo significa è uno che non molla mai, cerca sempre di arrivare dove vuole arrivare, superando ogni ostacolo. Per esempio come Matteo Di Charo, che in campo è uno che corre, dà sempre il tutto, dà sempre il massimo, è così. Poi con gli amici, diciamo, sto spesso con gli amici, balliamo, facciamo un po' di video, alla mia età ci sta queste cose. E certo, li stiamo vedendo. Sempre forza Pescara, sempre forza Delfino. Ciao. Ciao. Campionato Under 16, Benevento Pescara 3-2, Foggia Palermo 1-1, vittoria del Lecce a Salerno per 2-0, altra vittoria esterna, quella dell'Ascoli a Crotone per 3-1, vittoria della Roma a Cosenza per 2-1, altra vittoria esterna, quella del Perugia a Napoli per 1-0. La classifica: Roma 43 in coabitazione con il Benevento, Napoli 29, Frosinone 27, 24 punti Palermo e Ascoli, 19 punti per il Crotone, Salernitana 18, Cosenza 15, Pescara e Lecce 13, Perugia 9, Foggia 8 punti. Il prossimo turno: Palermo, Benevento, Ascoli, Cosenza, Perugia, Crotone, Frosinone, Foggia, Pescara, Napoli, Roma, Salernitana. Under 15, Benevento batte Pescara 4-0, pareggio 1-1 tra Foggia e Palermo, 0-0 tra Salernitana e Lecce, vittoria esterna dell'Ascoli a Crotone per 4-1, la Roma batte a Cosenza il Cosenza per 1-0, Napoli batte Perugia 1-0. Classifica: Napoli 40 punti, Roma 38, Frosinone 34, Palermo 27, Perugia e Pescara 25, Benevento 22, Lecce 19, Ascoli e Salernitana 17, Cosenza 8, Foggia 7, Crotone 6 punti. Il prossimo turno: Palermo, Benevento, Ascoli, Cosenza, Perugia, Crotone, Frosinone, Foggia, Pescara, Napoli, Roma, Salernitana. Il Pescara per restare agganciato al treno playoff, il Foggia per schiodarsi dal fondo della classifica. Buon pomeriggio a tutti, appassionati del Delfino, in diretta dal Delfino Training Center della 17ª giornata del campionato nazionale in Serie A e B, girone C, la quarta giornata di ritorno. Rientra sul sinistro, ha bisogno di calibrare il cross, il filtrante alla ricerca di Agbonifo, c'è il contatto, recalcio di rigore per il Pescara. L'ora De Marzo parte con il destro all'apertura, piazzata con il piede destro, il Pescara si porta in vantaggio con De Marzo, probabilmente uno dei migliori, corre ad esultare sotto i suoi tifosi. Parte Samele con il destro sul suo palo, Sorrentino tratto in inganno, il Foggia pareggia, lascia spazio per il cross basso ad Agbonifo, palla che filtra, c'è Kirillov con il sinistro, ancora il vantaggio del Pescara con Kirillov. 2-1 biancazzurro, 2-1 Pescara al 51esimo, lo spunto di Agbonifo, Kirillov stoppa. La parte del numero 2 del Pescara con Stampella, servito lunghissimo, c'è Matera che è indeciso un po' sul da farsi, alla fine opta per servire Fantozzi che perde questo pallone, De Marzo addirittura con il destro e De Marzo si inventa il gol del 3-1 portando il Pescara sul doppio vantaggio. Che gol di De Marzo, che solo Chiarella fermato lo già pregustava. La conclusione verso la porta di Matera, ma c'è contestualmente il triplice fischio del direttore di gara. Pescara batte Foggia 3-1, la doppietta di De Marzo, il gol di Kirillov. Valgono 3 punti per il Pescara che sale così a quota 23. Campionato femminile, Delfine Biancazzurre, Chieti, Vapa Virtus Napoli 3-2, Grifone Gialloverde Aprilia 10-2, Ludo Sant'Egidio 3-0, Napoli Trani 7-0, vittoria esterna del Pescara, le Delfine che vincono con New Team San Marco 3-0, Salento Potenza 13-0. La classifica: Napoli 36, Ludos e Grifone 33, Salento 32, Sant'Egidio 18 con il Pescara, 13 punti per Vapa Virtus Napoli, 12 per
per il Chieti, Apulia Trani 11, Aprilia 10, Newton San Marco 4, chiude il Potenza ancora a 0 punti. Prossimo turno Aprilia Racing, Newton San Marco, Apulia Trani, Sant'Egidio Pescara, Chieti, Potenza Napoli, Salento Grifone, Vapa Virtus Napoli, Ludos. Ho preso l'ascensore perché il convitto bianco-azzurro è talmente grande che ogni tanto ci si può spostare anche così. Naturalmente scherzo, però l'ascensore serve a collegare i vari livelli. Con Cristian Afri prima abbiamo visto quella che è la palestra all'interno del convitto, dove i ragazzi possono comunque fare alcuni richiami fisici. Bene, è tutto anche per questa settimana. Naturalmente potete seguire tutto in prima uscita, come sta avvenendo adesso, su Rete 8 Sport, ma poi anche sui social del Pescara, su Facebook. E ricordate tutte le dirette del settore giovanile del Pescara e delle Delfine Biancazzurre su Delfino Channel, il canale ufficiale YouTube della Pescara Calcio. Appuntamento alla prossima settimana col TG Biancazzurro e sempre Forza Pescara! Grazie a Luca Tesaeo. E noi abbiamo gli ultimi minuti per le domande a Matteo Ciofani. Chi fa la penultima domanda? Cosa dobbiamo mangiare prima di una partita? Vabbè, ti dico quello che mangiamo noi, quindi noi mangiamo un po' di pasta e un petto di pollo, un po' di affettati e basta. Per restare leggeri. E dopo la partita? E dopo la partita beviamo anche una birra, però una però. Allora, un'altra domanda. C'è ancora tempo per un'altra domanda? Lui era. Secondo te con quale modulo giocherete contro il Foggia? Eh beh, non lo posso dire. Io lo so, ma non ve lo posso dire. No, non lo posso dire. Non si può rivelare. Sono due giorni la partita, quindi... Non lo so, se ci saranno cambiamenti, vedremo un po'. Con che spirito però lo possiamo dire? Vabbè, con lo spirito, sì, con lo spirito battagliero, anche perché andremo... Se non sbaglio non ci saranno i nostri tifosi, sì, mi sembra di aver letto. Quindi troveremo un ambiente caldo con una squadra che è lì per caso, perché l'anno scorso sfiorò i playoff, quindi sono in difficoltà più che altro di classifica che di altro, quindi troveremo un ambiente infuocato. Però avete sempre vinto con il Foggia negli ultimi anni, il Pescara è un po', sì, la bestia nera. Diciamo che è una buona tradizione, speriamo di non interromperla, dai. Bruno, su Foggia-Pescara? Beh, non dimentichiamo che il Foggia è partito con una penalizzazione, quindi... Ha cambiato allenatore. Esatto, quindi i punti che ha sono già abbastanza. E poi, appunto perché è partita con questa penalizzazione, ha fatto una squadra di un certo rispetto. E in più mettici l'ambiente, che a Foggia è sempre particolarmente caldo, quindi penso che sarà una partita difficile. Però mi auguro che il Pescara si sia ripreso dalla sbornia del Brescia e se giocherà come prima dell'ultima partita, penso che possa fare risultati. Venceslao, un tuo... Ma sì, penso che il Pescara farà risultato perché la batosta di domenica scorsa credo che dia quella scossa alla squadra di reagire, pur sapendo che a Foggia troverà un ambiente caldo. Però sono fiducioso perché la squadra del Pescara a me piace molto. Andrea? Io posso solo dire che devono essere concentrati in loro stessi. Non ci sarà nemmeno l'apporto dei tifosi, quindi per 90 minuti probabilmente si sentiranno soli, vi sentirete solo con voi stessi, per cui molta concentrazione, non pensare ad altro, staccare totalmente e mordere il campo, tutto qua. Quindi, Super mister. Quando hai un obiettivo importante o parti con un'aspettativa importante, ogni partita è difficile.
quindi bisogna sempre affrontarlo nello stesso modo, con la voglia di riportare i tre punti. Sarà Foggia, saranno altre trasferte, altre partite, una squadra che punta deve soltanto pensare ad andare là e avere la meglio sull'avversario. Sentiamo anche mister Di Battista, non sappiamo il modulo, ma come dovrebbe affrontare il Pescara il Foggia? All'attacco assolutamente, insomma mordere, come ha detto anche Alessandro, mordere l'avversario, un po' di grinta, e speriamo di riportare questi tre punti a casa che sono fondamentali in questo momento, anche perché veniamo un po' da una crisi di risultati, quindi ma il mister Pillon penso insomma che ha già studiato abbastanza l'avversario, quindi saprà affrontare la partita al meglio. Beh, ragazzi, vogliamo fare con un forte applauso un augurio, un in bocca al lupo a Matteo Ciofani per questa partita. Noi non abbiamo più tempo di fare altre domande, so che ne avete diverse, ma ci sarà un'altra occasione a Cuccioli e Campioni. Noi vi ringraziamo per averci seguiti, un grazie particolare a Matteo Ciofani, in bocca al lupo di nuovo per domenica, grazie a Bruno Nobili che ritroveremo tra una settimana, grazie a Venceslao Lotorio, grazie ad Andrea Cicconi e in bocca al lupo per il derby di domenica, grazie al super mister Alessandro Febbo, grazie al mister Stefano Di Battista, ai dirigenti e accompagnatori Vittorio Di Paolo e Marco Di Giosaffatto e naturalmente grazie a tutti i piccoli amici del 2011. Noi ringraziamo come sempre i nostri operatori di ripresa, Roberto Cherchi e Danilo Cinquino, e in regia Andrea Di Fabio. Ci vediamo tra una settimana a Cuccioli e Campioni. Buonanotte a tutti e un sentito grazie.